Ciao a tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video che conclude le cose che mi hanno cambiato la vita. In questo video si parla di libri. Allora, prima di tutto vi linko i video che ho fatto sui film che mi hanno cambiato la vita e sulle serie TV che mi hanno cambiato la vita. Li trovate qui sopra le schede. Ma partiamo subito. Allora, ovviamente partiamo con il classico Harry Potter. Che non posso farvi vedere perché i libri sono in camera di mia sorella che sta facendo la videochiamata con le sue amiche, quindi non vorrei disturbarla. E praticamente i motivi sono quelli dei film. Harry Potter è sempre stato presente nella mia vita, negli ultimi anni di più perché ho letto i libri, ho visto tutti i film in ordine e bla bla bla. E mi sono affezionata a Harry come nessun altro forse, nonostante io non abbia tanti gadget, quando ormai quello di niente praticamente, gadget e quant'altro, e ho solo il mio amato Lupin che mi guarda sempre. E che vedevo lì? Cioè, Harry Potter è sempre stato presente e non posso non farne a meno, anche solo a guardare qualche clip su YouTube o le interviste degli attori che io sempre rido e piango come una cretina, soprattutto le interviste dei gemelli Fels, cioè Fred e George, no? E io adoro, cioè voi vedete Fred e George, ecco, gli attori sono esattamente come loro. James e Oliver sono due persone che tipo io vorrei incontrare solo per ridere praticamente 24 ore. Comunque, siccome classico Harry Potter, vi ho già ammorbato abbastanza sia in questo che nello scorso video sui film, passiamo ovviamente poi anche a un altro classico che in realtà vi ammorbo meno anche su questo, perché vi recito Il Signore degli Anelli di Tolkien. Anche in questo caso Il Signore degli Anelli è stato molto più presente di Harry Potter, perché io già alle elementari, già a 6-7 anni, parlavo del Signore degli Anelli con i miei compagni di classe, perché all'epoca sono usciti i film e quindi non potevo non commentare Il Signore degli Anelli con i miei compagni di classe. Solo alcuni anni fa ho letto il libro, così come L'Hobbit, però che non c'entra in questo video. Il Signore degli Anelli l'ho letto appunto qualche anno fa, tipo 4-5 anni fa, quindi diciamo più recente rispetto a quanto guardo di film, però Il Signore degli Anelli c'è sempre stato, sempre, di più di Harry Potter, molto molto di più, perché Harry Potter l'ho letto quando ero già forse alle medie, terza media, forse anche alle superiori, prima superiore tipo. Niente, Il Signore degli Anelli mi sono approcciata già dalle elementari, già sapevo chi erano Frodo, Sam e tutti i suoi commilitoni, brutto dire così, i suoi amici, la sua truppa. Ho rivissuto il passato rileggendo questo libro e mai più smetterò di volerlo rileggere. Purtroppo non ho tempo, soprattutto un mattone così, soprattutto questa edizione è molto molto scomoda, devo dire. Sbagliatissimo comprare questa edizione, ma che boh. Tra l'altro 19 euro, manco tanto. Purtroppo sono piccolissime le scritte, io tipo come faccio a leggere che sono già miope. Però vabbè, andiamo avanti, va. Non mi ammorbo troppo con quello che vi ho già detto. Allora, adesso abbiamo altri due libri della mia adolescenza, prima adolescenza. Allora, prima di tutto abbiamo Percy Jackson. Io vi faccio vedere Gli Eroi dell'Olimpo, L'Eroe Perduto, che è il primo libro della seconda serie per quanto riguarda Percy Jackson e le sue avventure. Perché il primo è in camera di mia sorella che non posso disturbarla per chi non sia mai, però Percy Jackson mi ha cambiato profondamente la vita. Io ho fatto un sacco di risate con Percy Jackson, vi devo dire la verità. Ho ristudiato i miti greci, perché ci sono tanti tanti riferimenti alla mitologia greca praticamente sempre, e romana in questo, nell'Eroe dell'Olimpo. Cioè, anzi, devo dire che in realtà L'Erode Perduto non è neanche il mio preferito, perché il mio preferito è ovviamente La Casa di Jade. La Casa di Jade è il mio preferito tra questa serie. E io tipo, cioè, in questo
guardate quanto è bello. Comunque, vabbè, questo è un discorso a parte, non ce ne frega niente della casa di Aden. Fondamentalmente volevo farvi vedere Percy Jackson e io amo, che amo profondamente. Un altro libro che mi ha cambiato, che si stacca da Percy Jackson ma nettamente, è ovviamente Hunger Games di Susan Collins. Hunger Games è forse la trilogia che mi ha colpito di più durante la mia adolescenza, ma in tutta la vita, penso. E Hunger Games è stato tipo il botto, tipo mi ha preso, mi prenderà sempre. E non vi ho citato i film perché i film l'andiamo a perdere, però i libri, regà, cioè, l'ho riletti, tra l'altro, mi sa l'anno scorso, due anni fa, ed è sempre un colpo al cuore, sempre come se fosse la prima volta. E cioè, non ho parole per descrivere Hunger Games, ci vorrebbero tutte le lingue del mondo per descrivere Hunger Games e farlo anche bene. Per quanto mi riguarda, è forse appunto il libro, la trilogia più bella che abbia mai letto. Anche a livello affettivo non posso farne a meno, assolutamente. Un altro libro, un'altra saga di cui non posso fare a meno è ovviamente Eragon di Christopher Paolini. Mi ricordo che quando lessi questa saga ci misi un anno, cioè raga, un anno per leggere 4 libri, cioè, impressione, cioè, perché quante volte ho detto c'è in questo video? Vabbè. Comunque, Eragon è importante, a parte che è tutto sbellito perché è vecchissimo, cioè l'ho letto in quarto o quinto elementare, cioè Eragon non è perfetto. Non è la saga perfetta della vita, però per me sì, perché è stato il primo libro fantasy che io abbia mai letto e quindi mi ha aiutato a scoprire questo mondo che è tuttora parte della mia vita, perché poi da Eragon sono partiti tutti gli altri fantasy. E quindi grazie a Christopher Paolini per farmi fatto scoperto il genere fantasy, perché mi hai aiutato a appunto in tante cose, mi sono ritrovata in tante cose, quindi grazie e non riesco neanche a ringraziare abbastanza Christopher Paolini, perché è grazie a lui che io ho tutto ciò, non solo questo, ovviamente altro, come avete visto, che io ho praticamente casa piena di fantasy, quindi è grazie ad Eragon. Poi abbiamo classico, ovviamente, Game of Thrones di Martin, che neanche ve lo dico a fa, ve l'ho già spiegato, nelle serie TV che mi hanno cambiato la vita. E ho vissuto Game of Thrones 2 volte, sia nei libri che nelle serie TV. Però parte anche qui lo sclero, che non ci dovrebbe essere, perché spero che George Martin cambi il finale di merda della serie TV di Game of Thrones, perché non se può. Non si può vivere con quel finale, non si può vivere. Però sicuramente Game of Thrones è stato e sarà sempre una saga del cuore. Spero vivamente George Martin scriva la finale, perché veramente. Però alla fine mi accontento anche così, anche se in realtà non dovremmo. E per ultimo, ma non meno importante, anzi forse quello è più importante, è La Spada della Verità di Terry Goodkind, che ho scoperto grazie alla serie TV, perché la serie TV mi ha aperto il mondo delle serie TV. Però anche se inconsapevolmente da parte mia, però sono rimasta contentissima quando mia zia mi ha regalato il libro per Natale 3 anni fa, forse 2 o 3 anni fa. Io sono rimasta contentissima, cioè io non pensavo che mi potessi emozionare così tanto nel ricevere un libro, perché la storia della Spada della Verità di Richard Callan mi rimarrà sempre nel cuore. Ci sono affezionata tantissimo. Premetto che la serie TV sono solo 2 stagioni, non c'è un finale, nella serie TV ci sono i libri quando finirò di leggerli, ovviamente.
Niente, fatemi sapere nei commenti quali sono i libri che vi hanno cambiato la vita. Fatemi sapere che possono essere anche non fantasy. Io ho citato tutti i fantasy, è un distopico. Però, cioè, io ho letto solo fantasy nella vita, la maggior parte. Questi sono tutti libri, diciamo, della tarda infanzia, da tarda infanzia fino alla tarda adolescenza, quindi fino ai 19 anni, 19-20 anni, dagli 11 ai 20 anni, per 10 anni. Perché gli altri devo ancora capire se sì o no. Però sono questi i libri che effettivamente hanno fatto parte di quell'età che diciamo, mi dà della nostalgia, quindi ci sono affezionatissima che sicuramente mi hanno dato tanto nell'età in cui si assume di più, no? E quindi, cioè, io posso essere grata quanto vi pare a tutti gli altri libri che ho letto sia durante l'infanzia o dopo l'adolescenza, ma questi credo che rimarranno sempre nel mio cuore, sempre la loro storia rimarranno in me, anche quando avrò 50 anni, 60 anni, 90 anni, non lo so, anche quando sarò nella tomba, e mi accompagneranno sempre, perché sono le storie della mia vita, sono fondamentalmente le storie della mia vita, e non posso essere più grata di così, e non ringrazierò mai abbastanza gli autori per avermi permesso di leggere queste storie, le loro storie, e quindi niente, ecco, il video è finito, se volete lasciatemi un commento, lasciate un like, come dico sempre, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!